Le letture che abbiamo ascoltato suscitano in noi, in me, due parole: attesa e sorpresa. Attesa esprime il senso della vita perché viviamo nell'attesa dell'incontro, incontro con Dio che è il motivo della nostra preghiera di intercessione oggi, specialmente per i cardinali vescovi di Fonti nel corso dell'ultimo anno, per i quali offriamo in suffragio questo sacrificio eucaristico. Tutti viviamo nell'attesa, nella speranza di sentirci rivolti un giorno quelle parole di Gesù: venite, benedetta dal Padre mio. Siamo nella sala di attesa del mondo per entrare in paradiso, per prendere parte a quel banchetto per tutti i popoli di cui ci ha parlato il profeta Isaia. Egli dice qualcosa che ci scalda il cuore perché porterà a compimento proprio le nostre attese più grandi. Il Signore eliminerà la morte per sempre e asciugherà le lacrime ad ogni volta. È bello quando il Signore viene a asciugare le lacrime, ma è tanto brutto quando speriamo che sia qualcun altro che non sia il Signore che le asciughi. È più brutto ancora non avere le lacrime. Allora noi potremmo dire: questo è il Signore in cui abbiamo sperato, quello che asciuga le lacrime. Rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza. Sì, viviamo nell'attesa di ricevere beni così grandi e belli che nemmeno riusciamo a immaginarli, perché, come ci ha ricordato l'Apostolo Paolo, siamo eredi di Dio, coeredi di Cristo, e aspettiamo di vivere per sempre, aspettiamo la redenzione del nostro corpo. Fratelli e sorelle, alimentiamo la testa del cielo, esercitiamoci nel desiderio del paradiso. Ci fa bene oggi chiederci se i nostri desideri hanno a che fare con il cielo. Se i nostri desideri hanno a che fare con il cielo. Perché rischiamo di aspirare continuamente a cose che passano, di confondere i desideri con i bisogni, di anteporre le aspettative del mondo alla testa di Dio. Ma perdere di vista ciò che conta per inseguire il vento sarebbe lo sbaglio più grande della vita. Guardiamo in alto, perché siamo in cammino verso l'alto, mentre le cose di quaggiù non andranno lassù. Le migliori carriere, i più grandi successi, i titoli e i riconoscimenti più prestigiosi, le ricchezze accumulate, i guadagni terreni, tutto svanirà in un attimo, tutto. Rimarrà delusa per sempre ogni attesa riposta in esse. Eppure quanto tempo fatica e quanto tempo, quante fatiche e energie spendiamo preoccupandoci e rattristandoci per queste cose, lasciando che si affievolisca la tensione verso casa, perdendo di vista il senso del cammino, la meta del viaggio, l'infinito a cui tendiamo, la gioia per cui respiriamo. Chiediamoci: vivo quello che dico nel credo, aspetto cioè la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà? E come va la mia attesa? Sono capace di andare all'essenziale o mi distrago in tante cose superflue? Coltivo la speranza o vado avanti lamentoso perché do troppo valore a tante cose che non contano e poi passeranno? Nella testa di domani ci aiuta il Vangelo di oggi. E qui emerge la seconda parola che vorrei condividere con voi: sorpresa. La prima era attesa, seconda sorpresa. Perché è grande la sorpresa ogni volta che ascoltiamo il capitolo 25 di Matteo. È simile a quella dei protagonisti che dicono: Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare o assetato di te, abbiamo detto da bere, quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, nudo ti abbiamo vestito?
quando mai ti abbiamo visto malato in carcere, ti siamo venuti a visitarti? Quando mai? Così si esprime la sorpresa di tutti, lo stupore dei giusti e lo sgomento degli ingiusti. Quando mai? Lo potremmo dire anche noi. Ci aspetteremo che il giudizio sulla vita e sul mondo avvenga all'insegna della giustizia, davanti a un tribunale risolutore che, vagliando ogni elemento, faccia chiarezza per sempre sulle situazioni e sulle intenzioni. Invece nel tribunale divino l'unico capo di merito e di accusa, di merito e di accusa, è la misericordia verso i poveri e gli scartati. E tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto per me. Sentenza Gesù. L'Altissimo sembra che sta nei più piccoli. Chi abita i cieli dimora tra i più insignificanti per il mondo. Che sorpresa! Ma il giudizio avverrà così perché a emetterlo sarà Gesù, il Dio dell'amore umile, colui che, nato e morto povero, ha vissuto da servo. La sua misura è un amore che va oltre le nostre misure e il nostro metro di giudizio è la gratuità. Allora, per prepararci, sappiamo che cosa fare: amare gratuitamente e a fondo per tutto, senza attendere contraccambi. Ci orienta nella sua lista di preferenze chi non può restituirci nulla, chi non ci attira, che serve i più piccoli. Questa mattina ho ricevuto una lettera di un cappellano di una casa di bambini, cappellano protestante, luterano, in una casa di bambini in Ucraina, bambini orfani di guerra, bambini soli, abbandonati. E lui diceva: questo è il mio servizio, accompagnare questi scartati, perché hanno perso i genitori, la guerra crudele li ha lasciato da soli. Quest'uomo fa quello che Gesù gli chiede: curare i più piccoli della tragedia. E quando io ho letto quella lettera scritta con tanto dolore, mi sono commosso, perché ho detto: Signore, si vede che tu continui a ispirare i veri valori del Regno. Quando mai, dirà questo pastore quando troverà il Signore? Quel quando meravigliato che ritorna ben 4 volte nelle domande che l'umanità rivolge al Signore arriva tardi. Solo quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria. Fratelli, sorelle, non lasciamoci sorprendere anche noi. Stiamo ben attenti a non addolcire il sapore del Vangelo, perché spesso, per convenienza o per comodità, tendiamo a attenuare il messaggio di Gesù, a annacquare le sue parole. Ammettiamolo, siamo diventati piuttosto bravi a fare compromessi col Vangelo, sempre fino a qui, fino a là, dei compromessi. Dare da mangiare agli affamati, sì, ma la questione della fame è complessa, sai, e non posso certo risolverla io. Aiutare i poveri, sì, ma però le ingiustizie vanno affrontate in un certo modo, e allora è meglio attendere, anche perché a impegnarsi poi si rischia di venire disturbati sempre, e magari ci si accorge che si poteva fare meglio, meglio aspettare un po'. Stare vicini ai malati e ai carcerati, sì sì, ma sulle prime pagine dei giornali e sui social ci sono altri problemi più urgenti, e dunque perché proprio io devo interessarmi a loro? Accogliere i migranti, sì, davvero, però è una questione generale, complicata, riguarda la politica. Io non mi mischio in queste cose, sempre i compromessi. Sì, 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 ma no, no, no. Questi sono i compromessi evangelici, no?
che noi facciamo col Vangelo. Tutto sì, ma alla fine tutto no. E così, a forza di ma e di però, noi tante volte siamo uomini e donne di ma e di però. A forza di ma e di però, facciamo della vita un compromesso col Vangelo. Da semplici discepoli del Maestro diventiamo maestri di complessità, che argomentano molto e fanno poco, che cercano risposte più davanti al computer che davanti al crocifisso, in internet anziché negli occhi dei fratelli e delle sorelle, cristiani che commentano, dibattono, espongono teorie, tante, ma non conoscono per nome neanche un povero, non visitano un malato da mesi, non hanno mai sfamato o vestito qualcuno, non hanno mai stretto amicizia con un bisognoso, scordando che il programma del cristiano è un cuore che vede, diceva Papa Benedetto. Quando mai la grande sorpresa? Sorpresa da una parte giusta o da una parte ingiusta, ma sarà la grande sorpresa. Quando mai? Si chiedono sorpresi sia i giusti che gli ingiusti. La risposta è una sola. Il quando è adesso, oggi, all'uscita di questa Eucaristia. Adesso, oggi. Sta nelle nostre mani, nelle nostre opere di misericordia. Non nelle puntualizzazioni e nelle analisi raffinate, non nelle giustificazioni individuali o sociali. Nelle nostre mani, e noi siamo responsabili. Oggi il Signore ci ricorda che la morte giunge a fare verità sulla vita e rimuove ogni attenuante alla misericordia. La morte giunge a fare verità sulla vita e rimuove ogni attenuante alla misericordia. Fratelli e sorelle, non possiamo dire di non sapere. Non possiamo confondere la realtà della bellezza col trucco fatto artificialmente. Il Vangelo spiega come vivere l'attesa. Si va incontro a Dio amando perché Egli è amore. E nel giorno del nostro congedo la sorpresa sarà lieta se adesso ci lasciamo sorprendere dalla presenza di Dio che ci aspetta tra i poveri e i feriti del mondo. Non abbiamo paura a questa sorpresa. Andiamo avanti nelle cose che il Vangelo ci dice di andare avanti per essere giudicati giusto alla fine. E la sorpresa del Vangelo attende di essere accarezzato non a parola, ma con i fatti.